Tornati sempre qui su questo canale, qui è il vostro Fra e come al solito siamo di nuovo su Tomb Raider, che molti di voi scrivono Reader, ma si scrive in un altro modo. Quindi mi raccomando, Raider. Ok, perfetto. Allora, siamo qua sopra, abbiamo trovato un sacco di segreti, abbiamo un po' esplorato, Sono ma tutto dobbiamo lì, andare nel avanti. campo. Fatto di pezzi di metallo e altri detriti del Gulag. Deve esserci voluto molto tempo per raccogliere tutti quei pezzi. Beh, il tempo non mancava ai prigionieri. Aspetta un po'. Perfetto. Perfetto, un par di coglioni. Allora, la radio dovevamo spegnerla per cercare di dare una mano al nostro amico Baluba. E per amico Baluba intendo proprio il nostro amico Baluba. Questo come mai non me la fa, non mi permette di aprirla. Ah, adesso mi permette di aprirla. Vediamo se riusciamo a vedere che cavolo c'è qua sopra. Ah, c'è ancora una bandiera dell'Unione Sovietica. Ragazzi, sto registrando, sono abbastanza acciaccato, quindi apprezzate veramente se mi vedete leggermente meno carico, sapete perché. Però a me non resta che ricordarvi di spolliciare alla grande questo titolo e soprattutto di seguire la playlist, perché non si sa se rimarrà qui o andrà da qualche altra parte. Per proseguire è necessario avere delle mine. Va bene, perfetto. Allora io devo arrivare là sopra, ma questa mi sembra di capire non sia la strada. Quindi dobbiamo trovare una strada alternativa per cercare di arrivare là sopra. Quindi andiamo avanti e vediamo che cosa ci aspetta più avanti. Ragazzi, questa mappa è piena di posti da esplorare. Io adesso non sono andato tanto oltre perché so che può annoiare. Quindi evito di tediarvi troppo, vi faccio vedere un paio di posti. Poi però rimane at your choice quando comprerete, se comprerete il titolo e volete fare completisti, sappiate che... Oddio, che roba è? Ah, no, sono pieno di funghi, maledizione. Sì, ok, però... Come massimo, che sbatti. Si vede che le uso troppo poco. Le sfide nell'oscurità finiscono sempre alla stessa maniera, del tipo che io sparo a tutta la fauna locale. Non c'è modo di Ok, batterla per ora. a posto. Lo sapevo io che era una perdita di tempo. Ok. Perfetto, vediamo se c'è qualche altra cosa da sgraffignare. Non penso proprio. Ah no, eccoli qua. Tutte queste cose servono naturalmente a craftare un sacco di oggetti. Siamo nella direzione di Minecraft, però sappiate che dovete prendere il più possibile. Ok, quindi possiamo arrampicarci, però la notizia buona è proprio questa. Pareti scalabili. Io non vedo pareti scalabili. Ah, sono di qua le pareti scalabili. Proprio come il precedente capitolo del 2013. Ragazzi, fu una delle prime serie complete del canale. Quindi io vi consiglio di andarla a vedere. Certo, siamo migliorati parecchio. Era con Joe. Voi direte il fu Joe. By the way, Metal Gear Solid tornerà. Non so quando lui sarà disponibile a registrare. Però sappiate che... Non è che mi sono dimenticato che non ho finito Metal Gear Spero che Solid, tu abbia ricevuto il mio ultimo nastro in tempo. Sto prendendo l'abitudine di registrarti questi messaggi. Ana dice che ogni tanto dovrei staccarmi dai miei libri e dalle mie carte per ricordarmi perché sto facendo tutto questo. e So perché benissimo sta che facendo adesso tutto non sei questo? andato, ma un giorno vedrai che ne sarà valsa la pena. Tutto questo non sarà stato invano. Ti saluto con affetto. Impegnati negli studi. So che il tuo lavoro era davvero importante, ma all'epoca non mi sembrava così. Tutto questo mi ha comunque insegnato a essere indipendente e a prendermi cura di me stessa. Lezioni che si sono rivelate molto importanti.
Ok, ragazzi, io intanto sto potenziando. Ti consente di atterrare senza subire danni da altezze elevate. Premi B per rotolare quando atterri. Ti consente di atterrare. Beh, questo, okay. Conoscendo come sono inetto, direi che è un must have. Ah, ma le armi, posso potenziare anche le armi. La pistola, ragazzi. Mica cazzi. Serpente a sonagli. Revolver. Ok. Va bene. Non ho capito come dovrei potenziarle, ma va bene. Ok. Ah, forse ho capito. Un attimo che ci arrivo. Allora, danni, cadenza di tiro, stabilità del contraccolpo. Direi danni. Per il momento vado proprio di power allo stato puro. Va bene. Quindi andiamo subito. Io vi ricordo che dovete distruggere tutte le antenne radar semplicemente per far sì che gli alleati vi vogliano più bene. Scusate, che qui ho visto un funghetto allucinogeno. Sapete che quando si parla di funghetti allucinogeni io vado in estasi. Ok, adesso proverò a saltare qua di fianco. Grazie a Dio ci è riuscita, perché vi ricordo che ogni sacco di volte saltate nella direzione sbagliata, ma va bene lo stesso. Ragazzi, ma io voglio sapere, ma se per me è così difficile arrivare là sopra, per... Ah, qui potete anche... Sono indeciso, perché da una parte voglio andare su... Ecco, ho fatto la cazzata. Dicevo, volevo andare a vedere che cosa c'era. C'era una strada più rapida, che sicuramente era meglio. Però, insomma, non volevo perdermi niente. Tipo questo scatolotto qua. Speriamo di non aver fatto la cazzata accanto all'ultima. Però ci proviamo, eh. Vedete, potevate salire di là direttamente. Potevate arrivare direttamente qua. A che pro di fatto non lo so, però... Vabbè, vediamo che cazzo c'è qua sotto. Ah, legna. Amica mia, cioè, sapevi di dover andare in Siberia, cazzo, ti sei presa il Moncler da fighetto di San Babila. Cioè, nel senso, era meglio se prendevi qualcosa di... Ah, là sotto c'è qualcosa, però... Qualcosa mi dice, quella porta lì la possiamo... aprire solo in casi mi sta sbloccando abilità. Infatti non si può aprire questa porta. Vabbè, pazienza, non diamoci per vinti. Un sacco di cose in verità non potete ancora farle, perché vi mancano alcuni punti importanti, sembra indicare, tipo gli esplosivi. Vediamo un po'. Sì, obiettivo storia. Vabbè, è lì. Ho capito. C'è un XX più in là. Oh merda. C'è un nemico proprio lassù. Qui. Ok, aspettate, ragazzi, perché dobbiamo stare uber attenti in questi casi. Ce ne sono di più di uno. Magari facendo il giro dal retro possiamo sicuramente prenderli di sorpresa. Ora sicuro. Sì, l'ultima fornitura, ma ci sono altri. Merda. Mi sta domandando se effettivamente c'è un modo di farlo più stealth. Peccato che non riesca neanche a vedere se ci sono bottiglie da lanciarli. Ah, attenzione. Perfetto. Altra legna, così. Ok, qui sopra non riusciamo ad andare. Qui? Due persone, di cui una era una giovane donna britannica, ma li hanno lasciati sui monti prima della valanga.
Vediamo. No, sembra non avermi visto. Riesci a beccarla da interno. Ok, non mi hanno visto. Spero. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Merda, ragazzi. Per culo, eh. Insomma, non è... Scusate, mi sono un attimo distratto e non pigiavo X, dovete sapere. Vabbè, ragazzi, come vedete, non ci sono santi. A volte proprio vi devono sgamare, scritto nelle stelle. E vi dovete far sgamare. Che vi devo dire? Oh, perfetto. Andiamo a leggere il talismano sovietico. Allora, che cazzo me ne facevo di leggerla. Però abbiamo guadagnato un bel più 25 al russo. L'emporio. Usa le monete bizantine per acquistare gli oggetti dall'addetto agli equipaggiamenti della Trinità. Senti, sono dalla vostra parte. Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Trinità, ma devo andarmene da qui. Queste persone sono pazze. Ho accumulato dell'attrezzatura. E tu, se hai i soldi per scendere, non si accorgeranno se vengono i pezzi, ma se lo vengono a sapere, se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ok, ok, non ti preoccupare. Caso in cui le cose andassero male, preferibilmente ora. Pensi che si possa curvare? Vedrò cosa posso trovare. Non si tratta di armi nucleari. Ok. È un tizio inquietante con una cicatrice su... Va bene, casomai leggete. Vi aggiunge poco un cazzo alla storia. Io direi che non abbiamo i soldi per fare un cazzo. Ma proprio bitumato. Niente. Non possiamo fare niente. Le monete che abbiamo non ci bastano. Però possiamo andare lì sopra. Insomma, le strade cominciano a essere... Le alternative cominciano a essere tante, in tutta onestà. Quindi... No, ok, qui sopra pare che uno non si riesca ad andare, quindi per forza di cose dobbiamo andare dall'altra parte. Hai capito questo emporio e questo commerciante? Ma peccato, guarda come si fuma la sigara, la stizza. Va bene, allora andiamo verso l'unica direzione in cui possiamo effettivamente andare, ed è proprio questa qui. Ah! Il gulag. Una chiesa nel gulag è un falso storico. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Ce lo auguriamo. Ehi! Ai. Ragazzi, lo sapevo. Lo sapevo. Povera Lara. Applausi per Lara. Guarda come sta messa di merda. Ragazzi, io sto facendo fuori una foresta amazzonica in fazzoletti dell'S lunga. Fate voi. Oh, grazie a Dio. Anna. Cosa? Che ci fai tu qui? Non lo so. Non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi? Chi sarebbero? Che cosa vogliono? Secondo me Anna fa il doppio gioco. Che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. Aio. Non toccarla.
prego. No! Parla! No! No, bastardo! Dov'è la sorgente divina? Ti prego! Fermati, non so dove sia! Basta così. Lei non sa niente. Lo sapevo! Tu... No. Stai con loro! Non ci posso credere. Tu... Brutta stronza! Dopotutto, Sana Croft. Non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità. Lo prendo come un no. Prendilo come un vaffanculo! Troia! La Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard. Ma l'idealismo lo aveva accecato. E l'ha distrutto. Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Ficcatelo su per il culo? Sì. Incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Questo... Aio! Però questo fa ancora più male. Basta così. No. Non ancora. Hashtag io sto con Lara. Tu e io. Possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Sta zoccola. Quindi lei è della Trinità. Continuavano a chiamarla Trinità. Incredibile, ragazzi. Io ve l'avevo detto, puzzava troppo. Non finisce qui. Bastardo! Ma il bingo bongo... Mi hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere solo. Lo credevo anch'io, ma... Come vedi... E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Constantine non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Puoi tirarci fuori da qui? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Pagliaccio. Così si fa. Oh, ma chi ti conosce? Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta ne abbia già fatta. Cosa sai di loro? Sono una setta, antica e segreta. Ok. E sono convinti di agire per volontà divina. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. Perfetto, ragazzi. E cosa pensi di farci? Top. L'hanno sentito. Motivo in più per filar via da qui. Dai, dai. Vai, Lara. Certo che maglietta in Siberia, io... Ecco, forse...
Non lo prenderei come un'evasione ben riuscita, ma va bene lo stesso. Tutto ho trovato, la pistola però no. Sti monelli. C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Arco ricurvo, mica cazzi. Il poster di Lenin non lo prendiamo, no? Per distrarre i russi. E tipo, guarda, Lenin è risuscitato! E tutti che si spostano e noi... Tanto so già cosa devo fare. Calma, meglio non attirare l'attenzione. RT. Giusto, no? Ha funzionato. Riesci a uscire? Voilà. Chiamatemi Ludini. Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo sappia anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muoverti. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara. Bella Jacob. Prendi questa. Nel caso ci dividessimo. La maglietta. Lara, ti devo ricordare che sei in Siberia. Cioè, va bene che probabilmente distrai tutte le guardie. Le guardie faranno... Al prossimo video, guys! Abbiamo sbloccato pure strane amicizie.